Viaggio in comune, alla scoperta dei piccoli e grandi comuni salernitani. Ed eccoci, cari amici, ben ritrovati in questo venerdì 7 dicembre a Radio Alfa, Viaggio in comune con voi Antonella, Lorenzo e il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori. Prosegue dunque Viaggio in comune, il nostro viaggio tra i piccoli borghi della nostra provincia alla scoperta delle perle culturali e paesaggistiche che naturalmente sono lo scrigno da scoprire e da vivere insieme naturalmente alla popolazione locale. E come farlo se non conoscere e scoprire all'interno di queste nostre piccole comunità i segreti, ma anche, come dire, la storia dei piccoli borghi attraverso un incontro con i primi cittadini. Tutto. È così, sindaco? E come? E come no? È importante, visto che siamo sconosciuti ai più, no? Conviene fare un po' di pubblicità. Non è vero. Roscigno è un comune molto noto proprio perché è diviso in due parti, no? La parte nuova e la parte vecchia. Beh, certo, insomma, la Roscigno vecchia è diventata oramai patrimonio mondiale dell'umanità nel vero senso della parola, perché tutti quanti si interessano un po' a preservare questo piccolo borgo, sì, che è poi la fotografia dell'Italia che fu. Ma certo, noi abbiamo un borgo che sul serio è conosciuto in tutto il mondo. L'anno scorso abbiamo avuto una troupe televisiva giapponese che sarebbe il canale 5 giapponese. Sì. È stata lì, ha girato, è venuto anche Luca Miniero, quindi più di qualche volta è stata anche meta di cortometraggi e di film importanti. Noi proprio in questa ottica stiamo cercando di intraprendere iniziative, anche se alcune nostre iniziative hanno fatto da prima pagina su articoli di qualche giornale salernitano per la celebrazione di un matrimonio. Sì, è vero quindi, anche questo. Però posso assicurarvi che è stata una bellissima cerimonia, è stata una manifestazione che è stata apprezzata sia dagli invitati e sia dalle persone intelligenti. Certo. Però purtroppo non siamo dotati tutti di intelligenza. Poi si polemizza, spesso si polemizza, esatto. È una delle nostre siamo caratteristiche. Siamo facili alla polemica. Proviamo a ricostruire un po' la storia di Roscigno, perché il centro storico di Roscigno inizia poi a svuotarsi intorno al 1902 a causa di due ordinanze del Genio Civile e poi una legge speciale, insomma, appunto di quell'anno, che obbligarono la popolazione al trasferimento nell'attuale ubicazione del paese, la cosiddetta Roscigno Nuova. Perché Roscigno Vecchia, per chi c'è stata, naturalmente è evidente sotto gli occhi di tutti che vive la sua consistenza urbanistica su un territorio franoso. Sì, noi abbiamo una presenza di acqua nel sottosuolo che è impressionante. Anzi, iniziamo a avere anche dei segnali di cedimento nel centro abitato nuovo. Tra l'altro, Roscigno Vecchia fu abbandonata, ci fu comunque emessa questo trasferimento. Venne emesso un provvedimento nel 1902, però gli ultimi abitanti, anni 60, ancora vivevano lì. La cosa bella è che prendevano il materiale delle vecchie case per costruire le nuove case. Noi oggi stiamo affrontando perché furono date come ristoro all'abbandono delle proprie abitazioni, furono dati 100 metri a ogni famiglia per costruire la nuova abitazione. E non è stata mai sanata questa situazione. Noi oggi stiamo affrontando, insieme a tutti i condoni che ci siamo ritrovati, stiamo affrontando per regolarizzare, perché bisogna dare le certezze ai cittadini, certo, e non farle vivere nella precarietà. Ce l'hai vista dicendo che da più di un secolo praticamente c'è una situazione, sì, da un punto di vista catastale ancora da mettere a posto. Stiamo affrontando problemi che sono veramente... È incredibile. Preistorici. È lunga. C'è la curiosità però, sì, di Roscigno Vecchia. Fino a qualche anno fa c'era l'unica sola rimasta lì ad abitarci, no, Dorina, poi è scomparsa. Adesso però c'è un altro signore che vuole abitare lì ed è l'unico. Allora, sul Roscigno Vecchia bisogna fare un po' di chiarezza, sì, perché allora l'ultima abitante è stata Dorina. Dorina, sì. Anche se poi per un periodo, l'ultimo periodo, era accompagnata da Gigi Costabile, che era un anziano che stava, sì, lì, e anche lui ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita in quel borgo. Peppe Spagnuolo, diciamo, è un po' un custode, sì, un po' la guida spontanea che i turisti trovano. Devo dire, si è ritagliato uno spazio in modo intelligente, perché è diventato un po' il riferimento di chi, certo, arriva in quel sito. E lo fa in modo volontario e puntualmente ci sono i turisti. Certo. Però Roscigno Vecchia in questo momento ha bisogno di una progettualità che possa effettivamente poi produrre anche reddito. Perché lei da un po' di tempo, in realtà, e qui torniamo veramente al centro della questione, sta cercando di promuovere, no, la necessità di mettere al centro la riorganizzazione e la ristrutturazione di Roscigno Vecchia, prima che si perda definitivamente.
ha raccolto anche delle adesioni, ma questo progetto, che poi è un grande progetto anche urbanistico, riesce effettivamente a prendere piede, sindaco? Allora, io devo dire, prima di tutto abbiamo avuto la sensibilità da parte del presidente del parco, Tommaso Pellegrino, perché è vero che Roscigno è stato oggetto di interventi, sono stati spesi alcuni milioni d'euro, però non erano stati messi in sicurezza gli ingressi. Sapete meglio di me che per poter usufruire di un centro bisogna prima di tutto renderlo sicuro, e questo grazie alla mia richiesta fatta al presidente del parco, in giro di 4-5 mesi siamo riusciti a mettere in sicurezza gli ingressi e oggi i turisti entrano tranquillamente e in sicurezza su quel territorio. È ovvio che e noi abbiamo preso come impegno come amministrazione, entro il 31 dicembre, quindi manca poco, approveremo il regolamento per la gestione proprio di Roscigno Vecchio. Quindi faremo un qualcosa di più organizzato, dove non sarà, diciamo, territorio di nessuno, perché noi abbiamo aumentato negli ultimi 5 anni, abbiamo quasi raddoppiato le presenze di turisti in modo spontaneo. Siamo arrivati circa da 20.000, siamo arrivati circa a 40.000. Beh, pensi un po'. Cominciano ad essere numeri importanti. Sì, però purtroppo il turista che arriva lì non ha neanche la possibilità di prendersi un caffè. Quindi noi abbiamo necessità, è vero, di tutelare il borgo, ma allo stesso tempo di farlo diventare occasione occupazionale, certo, per qualche ragazzo. Anche indotto economico, insomma, per la comunità, esatto, è chiaro, esatto, no? E allora tante iniziative che in modo spontaneo si presentano sul nostro territorio dobbiamo gestirle e anche qualificarle, perché è vero, si parla di ospitalità, però deve essere qualificata. Noi abbiamo intrapreso alcune iniziative legate all'enogastronomia con la Prologo di Roscigno Vecchio, dove ogni anno stipuliamo un protocollo d'intesa per la gestione di quel borgo. Abbiamo fatto delle iniziative dove abbiamo fatto conoscere delle strutture che sono state recuperate qualche tempo fa e dove facciamo anche degli assaggi per poter far conoscere i prodotti del nostro territorio. Che bontà, Lorenzo! Sì, ne parleremo anche dei prodotti, certamente parleremo dei prodotti dell'enogastronomia, ma non solo. Sì. Entreremo un po' più nel dettaglio provando, insomma, la utilizzeremo come cicerone. Le dispiace? Come? Ci deve raccontare. Quindi ci porta un po' in giro per Roscigno, ci farà vivere la bellezza del borgo, lo faremo tra qualche istante, adesso ci fermiamo un attimo. E sì, voi se avete delle domande da fare al sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, scriveteci al 338 11 11 102. Riso Paz, un classico di Pino Daniele. Sì, anch'io su Paz. Scelto dal nostro ospite Pino Palmieri, sindaco di Roscigno. Riso Paz. Perché? No, dico, c'è pure un'omonomia, no? Tra l'altro, è vero. È affettiva la cosa. È vero. Insomma, questa canzone, che tra l'altro ha un testo, commentavamo con la sua signora poc'anzi, che ha un testo anche molto impegnativo e molto politico per certi versi, è una fotografia delle sue scelte di vita. Lei si sente un po' pazzo. Si sente un po' dal suo accento, che tutto sommato, insomma, ha un trascorso quantomeno, ecco, sì, romano-laziale, piuttosto che, insomma, alburnino, ecco. Quindi lei è pazzo per questo, per aver scelto di tornare. Ma quando dicevi di fare il cicerone, io penso che sia la persona meno adatta. Sono tornato dopo 4 anni. Dopo 4, la mia vita è altrove. Da Scapolo l'ho vissuta al nord. Sì. Poi quando mi sono sposato sono tornato a Roma, che è la mia città di nascita. Poi. Certo. Quindi ha vissuto diversi anni lì. Sì. Sono 4 anni e mezzo che sto a Roscigno. E quindi è pazzo perché? Perché quindi ha scelto di venire qua, di ritornare, insomma, alle sue origini sostanzialmente. No, sono pazzo perché credo che se uno lotta può cambiare, però purtroppo molte volte ti trovi da solo a lottare. Allora, sai, forse in una città hai più compagni di viaggio che sposavamo le stesse battaglie e gli stessi valori. Qui hai difficoltà di condividere determinate azioni, perché poi anche un paese piccolo come Roscigno è dura. Perché l'ha accettata sta sfida? Ma me lo confessi proprio, ecco. Ma più che altro l'ho accettata perché proprio per qualcosa di affettivo. Perché mio padre teneva molto alla propria comunità, mio padre, mia madre di Roscigno, certo. Mio padre è deceduto nel 2015 a febbraio, dopo che io avevo vinto le prime elezioni nel 2014. Quindi questo legame affettivo che mi ha tramandato mio padre, che quindi è più un impegno preso con lui, certo, non c'è più, e quindi continuiamo
nel segno del, certo, di quello che, di quel che si è seminato comunque in questi mi anni. Mi sembra giusto. Cioè, sono scelte fatte con il cuore e non con la testa. Certo, scelte fatte con il cuore che stanno pagando, però anche o pagando, insomma, alla quale contribuiscono chiaramente anche il resto della sua famiglia, sua moglie. Condividono, hanno condiviso, perché poi tra le altre cose mia moglie è di Rocigno. Appunto. Più lei è del territorio che io. Allora abbiamo da salutare. Chi salutiamo? Antonio, Vincenzo, Giancarlo, che ci stanno seguendo. Sì. E poi c'è Alessandro che ci fa una domanda. Prego. Vorrei che il mio sindaco, attraverso voi, faccia da cassa di risonanza ad un problema che attanaglia Rocigno da diversi anni. Ossia, la viabilità. Ma ne parla tutti i giorni il sindaco, quindi non è che disattento. Alessandro, sei disattento perché tutti i giorni martella il sindaco con la viabilità. Però torniamoci un attimo su. È un'occasione per riparlarne. Fotografiamo un attimo la situazione. Com'è sta questione della viabilità che effettivamente vi vede isolati per certi versi? Ma tenga presente, devo ringraziare pubblicamente il direttore Michele Albanese perché grazie alla disponibilità nel 2015 abbiamo riaperto parzialmente il tratto Rocigno Bivio di Corleto. Sì. Quindi oggi i nostri ragazzi che vanno alla scuola elementare a Corleto non fanno più il giro aumentando il percorso di chilometri, ma passano su una strada che parzialmente è stata riaperta. E io più volte ho cercato, sia verso il dottor Ranesi sia il responsabile che l'ingegner Scaramella, di farla riaprire definitivamente anche ai pullman. Noi abbiamo una ditta di trasporto, che è la ditta Pecori, che sta soffrendo in modo forte questa situazione di viabilità. Però è ovvio che gli interventi ci sono, servono intervenire, ma che sia interventi definitivi, perché corriamo il rischio di fare interventi dove andiamo a mettere ulteriore asfalto su situazioni già precarie, andiamo a appesantire quei tratti stradali, tra 2-3 anni saremo ancora ad urlare che la viabilità è cattiva, che ci sono state frane. Certo. O si fa un intervento strutturale serio, e credo che purtroppo la provincia in questo momento, ma non solo la provincia di Salerno, ma le province d'Italia, o si riappropriano dei propri poteri e hanno la capacità di poter intervenire in modo serio. Competenze e risorse, però. È ovvio. Ma infatti la battaglia politica da fare non era quella di nascondere la polvere sotto al tappeto, la battaglia vera politica da fare era quella di chiedere il ripristino delle province, perché io non vi nascondo, io ho avuto un'esperienza come consigliere regionale del Lazio, vi posso assicurare che è meglio far rinascere le province e chiudere qualche regione. È un discorso che ci accomuna, tante volte lo diciamo anche noi, anche perché poi è un ente intermedio necessario la provincia rispetto al piccolo comune. La provincia ha materie come la scuola, come la mobilità, come la viabilità, e un cittadino quello vuole, perché vuole arrivare in tranquillità sul posto di lavoro, vuole che i propri figli arrivino a scuola sul posto di lavoro e le scuole siano sicure, che se ti prende un infarto non muori per strada. Magari no. Beh, insomma, questioni molto importanti queste, magari sulle quali torneremo più tardi. Che dici? Vogliamo cominciare il nostro viaggio? Io credo di sì. Un monumento solo, è pur vero che è piccolina Rocigno, ma però cominciamo a visitarla. Ce n'è da visitare. Allora, caro sindaco, ad esempio, no? Vogliamo partire dalla chiesa di San Nicola di Bari? Beh, noi proprio ieri abbiamo festeggiato il nostro patrono, San Nicola di Bari. Con Don Nicola, che è sempre affezionato al nostro patrono, perché anche lui si chiama Nicola il suo onomastico, e celebriamo il 6 dicembre la festa patronale del comune. San Nicola di Bari è la chiesa che poi mette insieme la comunità sotto l'aspetto religioso, nella piazza del... Ha fatto la processione, sindaco, con sempre, obbligatorio. I sindaci sono tutti molto bravi, tutti quanti fanno sempre la processione, questa è una domanda che facciamo sempre. No, ma tra le altre cose io metto la fascia solo al patrone e al protettore, nelle altre occasioni non indosso fascia, perché bisogna dare risalto a quelle che sono previste per la comunità, le date più importanti, abbiamo un utilizzo improprio della fascia tricolore e non va bene, dobbiamo invece rispettarlo e dargli l'importanza che gli compete al tricolore italiano. Anche se ieri avete festeggiato San Nicola, ma il vostro santo patrono però è San Rocco. No, è il protettore. Sì, c'è scritto su Wikipedia, perché hanno informazioni un po' sbagliate. Il protettore è San Rocco, che viene celebrato il 16 di agosto, che poi è la festa più importante. Certo. Cioè il patrono è una festa più racchiusa nella comunità, il protettore, essendo anche il periodo estivo, abbiamo la possibilità di
Però nello scenario collettivo stiamo cercando di ritagliare degli eventi fuori da, poi dai periodi classici. Che sì, un po' di destagionalizzazione. Esatto, ecco. Esatto. Adesso noi 29:30 abbiamo un bel appuntamento col Natale. Sì, adesso ne parliamo. La facciamo vedere. La locandina, sì, falla vedere tu, che magari è un po' più vicina, infatti. Beh, è una bella iniziativa questa. Tra l'altro la seconda edizione, a Roscigno Vecchia, presepe 900. Allora, la prima edizione è stata solo cinematografica, perché ci ha permesso di fare lo spot che sta girando in questi giorni per pubblicizzare l'evento, e dove questa sarà la prima edizione aperta al pubblico. Al pubblico. Quindi lì in quell'occasione faremo i mercatini di Natale, oltre alla degustazione di prodotti tipici. Avremo circa 100 figuranti. Perché, pensa un po'. Perché noi abbiamo territori abbandonati. Io credo che il miglior modo per far rivivere qualsiasi luogo abbandonato è riempirlo di contenuto. Certo, di contenuto. E credo che si può fare veramente un'ottima iniziativa facendo rivivere Roscigno Vecchio, che non è l'unica, perché poi dal 1 al 5 maggio del 2019 andremo a celebrare, a festeggiare la festa dell'asparago a Roscigno Vecchio. Ma questo ne parleremo. Questo ne parleremo perché poi ci siederemo un attimo a tavola, insomma, per capire anche sua moglie come cucina, perché mi sembra una che con i fornelli, cucina bene. Vabbè, tra qualche istante. Intanto un po' di consigli, poi il trentesimo minuto. Lotta Love, Neil Young su Radio Alfa e Grandi Classici Internazionali, 17:39 minuti, prosegue il nostro viaggio in comune. Con il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. Ben trovato ancora, sindaco. Grazie. Vabbè, le piace Neil Young, diciamolo, sì. Che è un classico che più o meno, insomma, si addice al suo percorso di storia anche personale, no? Gli anni 70 un po' figli dei fiori, no, ma anni, insomma, 70, sindaco, non, non sono così anziano, piacere. 70 c'ho un anno, quindi 70 c'ho un anno, cioè, lui è giovane, mica come te, no. Sei tu l'anziano. Beh, io quanti però ne ho io, fa, scusami. Il sindaco, sì, ci parlava di un, sì, evento meraviglioso dedicato all'asparago che si terrà nella prossima primavera. Sì, appunto, perché io direi di ripartire da qui. Ripartiamo da qui perché dobbiamo introdurre il tema dell'enogastronomia, sì, anche perché lei deve sapere, sindaco, che noi alla fine di ogni puntata con un sindaco scrocchiamo un invito a cena. Io mi sono buttato lì. Un po' male. No. Quando mai? No. C'è la signora che è così contenta, già è pronta. Allora, ne vogliamo parlare. L'asparago, una tipicità proprio di Roscigno, che avete messo al centro di questo progetto di valorizzazione. Ma noi, soprattutto l'anno scorso, abbiamo cercato di rilanciarlo in modo forte, questo evento, e abbiamo avuto un grosso riscontro, coinvolgendo le associazioni del territorio. Tra le altre cose, il progetto è stato candidato ai fondi regionali, abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento che ci permetterà di organizzare in tranquillità l'evento, dove oltre agli sponsor che riusciamo a intercettare avremo anche questa somma, e quindi cercheremo di, diciamo, di raddoppiare l'impegno, ma nello stesso tempo raddoppiare anche il risultato. Certo. Perché qualificarsi per questo tipo di iniziative legate all'enogastronomia, quello sarebbe interessante, coltivare l'asparago. Io nel 2015 abbiamo avuto la possibilità di portare il nostro prodotto, l'asparago selvatico, che in questo momento è irrisorio, certo, come quantità, certo. Siamo stati a Expo 2015 con uno stand dove il comune si è fatto carico. Non è andato il sindaco a passare qualche giorno di vacanza, no, però si è lavorato. Ho ritenuto opportuno che a Expo ci voleva qualcuno che parlasse un po' di lingue, ad esempio. Io non ero la persona adatta, abbiamo preso una ragazza che parlava 4 lingue, e questo ci ha permesso di poterci interfacciare con tutti, certo, i soggetti che giravano intorno agli stand. E devo dire, ho una commessa fatta nel 2015 circa 30.000 barattoli di asparagi. Pensa, 30.000 barattoli di asparagi nel 2015, però ancora aspetta la fornitura. La fornitura sta aspettando perché ancora non ci siamo. Però questo ti fa capire che, cioè, è un qualcosa da incentivare, è un qualcosa da portare avanti, perché c'è una richiesta, però noi non riusciamo a dare risposta. Non c'è un po' di delusione rispetto a una richiesta così importante, no, di un prodotto che potrebbe rilanciare l'economia locale, e di non riuscire magari a sopperire a questa esigenza di mercato? Beh, ma il prodotto però è poco, no? Quindi è prestigioso, e per questo forse vale anche di più. Ma è un prodotto di nicchia, perché però siccome l'asparago selvatico può essere anche coltivato, quindi sai, l'abbinamento dell'olio d'oliva, sì, sul nostro territorio con prodotti che possa essere l'asparago, il carciofino, certo. Comunque penso che sia l'abbinamento migliore.
Quindi se riusciamo a mettere in piedi un qualcosa di importante intorno a queste iniziative, significa anche dare risposte occupazionali. Inevitabilmente adesso, mettere in moto l'economia. Sorpresa! C'è il sindaco di Padula, Paolo Imparato, che vuole salutare il sindaco di Rocigno. E allora sindaco, sì, ben trovato! Dov'è? C'è? Buonasera a tutti! Buonasera al sindaco più tempestoso della provincia di Salerno. Saluti a Lorenzo e ad Antonello e al collega sindaco di Rocigno. Grazie, ricambio, caro Paolo. Eccolo qua, eccolo qua. No, non importa che non è della mia appartenenza eccolo politica. Lo sapevo che dovevo sottolineare. Ma io lo stimo come collega sindaco di un comune importante qual è Rocigno, lui sa perché è importante. Gli abbiamo dato uno dei migliori ragazzi del territorio in dote alla figlia. Ma i matrimoni si fanno portando al tavolo la stessa qualità, quindi state tranquilli. Esatto. Mettendo sul tavolo della discussione ci vuole un bilanciamento dei pesi e contrappesi. Anzi, tua figlia è diventata la prima tifosa dell'AS di Montepruno, quindi lo so, ci è passata la tua. Ma sindaco, non dica queste cose, è troppo simpatico il sindaco di Padula. L'unica nota stonata, Antonella, sai chi è là? Chi è? È il futuro sindaco di Sanzo. Vabbè, chiudi. Sì. Vabbè, è chiudi. Presto, non le dire queste cose, Imparato. Pino, auguri di buon Natale. Ok, anche a te ti aspetto per il presepe 29:30. Ok, l'abbraccio. Ciao, l'abbraccio, Paolo. Sindaco, io e Antonella veniamo a cena per le famose uova. Sì, che lei ci ha promesso che ancora abbiamo assaggiato. È colpa nostra. Tu e Antonella venite. E veniamo a cena a consumare le famose uova che lei ci ha promesso e che ancora non abbiamo consumato. A disposizione, poi ti dico perché ho posticipato. Perché? No, Lorenzo forse lo sa. Mo piano piano risolviamo qualche problemino e poi festeggiamo. Assolvo. Stavamo scherzando, Paolo, un abbraccione, grazie. Ciao, buona serata, bella sorpresa. Salutiamo il nostro carissimo amico Paolo Imparato, sindaco di Padula. Le vuole bene. No, ma stiamo celebrando questa unione tra i due comuni l'aspetto affettivo. Noi abbiamo Antonio, che poi è l'attuale presidente della S di Montebruno, la squadra di calcio. È fidanzato con la figlia di Paolo, noi diamo il meglio e tu dai il paio. Si equivalgono. Io adesso riflettevo su questa cosa, la ascoltavo, no? Come può capire uno di Como o di Vigevano questi rapporti, no? Cioè, lei provi ad immaginare qualcuno che sta attraversando la Salerno Reggio e scende da Como, no? E sente questa discussione tra il sindaco di Rocigno e il sindaco di Padula. È il sud. Il sud è un altro mondo. È un altro mondo il sud, non c'è niente da fare. È come. Vabbè, ripartiremo da qui tra qualche istante. Tra poco con il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri. Le tasche piene di sassi, Giorgia, su Radio Alfa. E tu hai gli occhi pieni di ma me. Ma quando mai? Ma no. Mai e poi mai, siamo a Rocigno con il sindaco Pino Palmieri. Ben trovato, sindaco. Ben trovati a voi. È giusto per salutarci, perché magari c'è qualcuno che si è messo in collegamento adesso. Uno dice: oh, ma chi è? È vero. Allora dobbiamo parlare ancora un po' dei monumenti belli di Rocigno. Assolutamente sì. Abbiamo iniziato con la chiesa di San Nicola di Bari. Adesso e poi c'è la fontana. È un luogo simbolo la fontana, no? Come è stato anche oggetto di recupero qualche tempo fa, è stato il simbolo della mia lista. Quindi, tra l'altro, è vero. Perché il messaggio era quello che noi vogliamo dare bene a tutti, non solo a chi devota. Omnicomprensivo. Ma pure il presepe è un messaggio, no? In questo momento da chiusura punti nascita, noi il 29:30 apriamo il punto nascita. Ecco, abbiamo il punto nascita a Rocigno. Col presepe del 900. E qua non c'è legge che chiude, perché davanti al Padre Eterno. Sì, no, infatti. No, ma, no, lo diciamo a quel sindacalista che l'altro giorno ha detto sarebbe opportuno aprire i punti nascita a casa. A Rocigno si partorisce in piazza. Però tu mi devi permettere. Prego. No? Allora, i punti nascita, no? Sì. C'è stata una deroga. La deroga serve per dare tempo a migliorarlo quel punto nascita, no? Perché il Valoetiano, voi sapete benissimo quante mamme sono andate a partorire al Lago Negro. Ci sarà un motivo. Tante. No? Quindi
il periodo di deroga servirebbe per migliorare il punto nascita e renderlo qualificato. E oggi non parliamo di deroga, parliamo di stabilizzazione, certo, di quel punto nascita. Però se tu, qualcuno pensa che le deroghe sono infinite, sì, credo che... Però lei è d'accordo con me, ce lo diciamo tra me e lei, no? Che daranno la deroga e poi metteranno a posto anche le cose, giusto? Ma perché questo... la politica funziona così, vero? Ma guarda, io questo non lo so, posso prendere atto... È una sua convinzione, sindaco. Ho scritto una lettera da sindaco perché sembra che il problema del punto nascita Apolla era circoscritto al Vallo di Diano. Però invece no, io quando vado all'anagrafe, tutte nate a Apolla, anche mia moglie è nata a Apolla. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo, sarà un motivo, no? Se tutti sono nati a Apolla. La preoccupazione di Roscigno è che se neviga non passiamo, ha difficoltà e nasce. Quindi dobbiamo dire al sindacalista, portaci qualcuno che fa nascere le persone a casa. Vabbè. No, ma davvero, questo è un argomento che tiene banco ormai da tanto tempo. Qualche altra cosa bella da vedere a Roscigno velocissimamente? Non abbiamo ancora parlato dell'area archeologica, ma giusto 30 secondi lo vogliamo spendere su questo luogo straordinario. Il nostro sito archeologico è terzo secolo, quarto secolo avanti Cristo, quindi era un insediamento lucano. Già negli anni 20 iniziano i primi ritrovamenti. La tomba principesca, che è stata trovata a Montepruno, è custodita presso il museo archeologico di Salerno. E poi abbiamo tante altre cose che sono nei depositi di Paestum. Noi col direttore, che ci è venuto a trovare, ha visto il sito, ha gustato anche qualche prodotto enogastronomico locale del territorio. La moglie mi ha mandato anche una cartolina quando è tornata in Germania, mi è arrivata questa cartolina colorata. Però è una persona che capace e nello stesso tempo ha quella sensibilità che forse manca a chi vive il territorio, perché era più appassionato lui che chi ci vive da 50 anni. E ci sarà un motivo. Perché quello sembra tutta normalità, invece non si capisce che i contesti sono eccezionali. Sono eccezionali e sono contesti dove oggi si parla di fiscalità di vantaggio agevolata, però io farei una legge, visto che abbiamo tanti anziani del nostro territorio che vanno a vivere in Portogallo perché non pagano meno tasse. Il problema è che la loro pensione non viene intaccata da tasse. Allora, perché a Roscigno non si può fare? Noi abbiamo mandato un messaggio a uno mattina dove lanciavano il messaggio: viene a vivere a Roscigno. È stato accolto? No, perché mi hanno chiamato, però è ovvio che tu non hai la forza di dare continuità a un messaggio a livello nazionale. Alla RAI dai il messaggio: viene a vivere a Roscigno. I primi 2-3 giorni mi hanno chiamato di tutto e di più. Certo. Però è ovvio che devi poi avere la forza di poter portare avanti un discorso di questo tipo. Allora, oggi che si parla di agevolazioni, a me basterebbe avere la possibilità di far arrivare pensionati dove non gli tocchi la pensione e dove possono vivere sul mio territorio. Che già è bassa, sindaco, va detto anche questo, noi pensionati già prendono poco, poi gli togliamo le tasse. Vabbè, riprenderemo da qui, riprenderemo proprio dal parco archeologico giusto fra qualche istante. Un pezzo, un classico straordinario scelto ovviamente dal sindaco, poi dopo ci facciamo raccontare perché. Adriano Pappalardo con Ricominciamo. Ricominciamo. Però come lo fa lui nessuno. Vogliamo sentirla. Povero sindaco di Roscigno. Vogliamo sentirla. No, c'è la circoscrizione per questo. C'è la circoscrizione solo a Roscigno. Mi esibisco in piazza solo a Roscigno. Allora, ascoltare Ricominciamo cantata dal sindaco di Roscigno Pino Palmieri, dovete andare a Roscigno. Assolutamente. Dovete andare a Roscigno. Lui si esibisce in piazza per voi in esclusiva. In esclusiva. Appunto. È l'unica canzone perché poi rimango senza voce. È molto forte. È un pezzo che è strong per la voce. Di gente da salutare. Cristian e Angela che ci seguono. Poi, ciao, sono Angelo. Ciao, consigliere Angelo. Comunale Compino. Sì, un tuo consigliere comunale. Posso garantire sulla pazzia di Pino, ma è una pazzia positiva e costruttiva. Saluto Angelo. Salutiamo Angelo. Angelo, ti sei meritato il panettone. Bravo. Non volevamo dire. A fine anno un regalo per te. Vabbè, allora, questo è evidente, no? I nostri amici che poi interagiscono con noi, a partire anche dal sindaco di Padule, è una testimonianza del fatto che chi lavora e lavora bene crea relazioni umane importanti e soprattutto crea amicizia. È ben voluto. In tema di valorizzazione del territorio, perché adesso ci avviciniamo davvero alle conclusioni di questa nostra oretta insieme, sindaco, c'è un qualcosa che ancora bisogna fare per dare valore alla piccola Roscigno, gioiello dell'umanità?
Prima di tutto bisogna creare una strada alternativa, perché Roscigno Vecchio deve essere messa in condizione di essere protetta, perché è ovvio che anche i visitatori devono arrivare lì non con la macchina, ma a piedi bisogna andare, tanti altri centri di interesse storico-culturale. Bisogna avere un sistema che protegga tutte le attività che si vanno a svolgere, cercare di inserire in quei contesti attività anche commerciali che permettono di creare qualche posto di lavoro, perché ci sono le condizioni per farlo. E tra le altre cose, io nei prossimi giorni mi recherò dal presidente Tommaso Pellegrino, perché io sono convinto che la figura più importante per promuovere il nostro territorio è il parco. Certo. Cioè il parco si deve dedicare proprio alla promozione e proprio alla progettazione. A me non interessa accaparrarmi il progetto di turno per farlo gestire al mio ufficio tecnico. Io già a suo tempo dissi al presidente, all'amico Tommaso, dico: guarda, facciamo una progettualità. Io ho il sito di Roscigno Vecchio, il borgo di Roscigno Vecchio, che deve essere comunque oggetto di un intervento serio. Noi facciamo parte anche della rete dei borghi abbandonati, in funzione di Matera, capitale della cultura. Però sai, dopo 3 anni questa rete è a rilento. È una rete molto lenta. È una rete molto lenta, cioè, sì. È ovvio che si cerca, stiamo con Centola, con Romagnana a Monte, con Apice, quindi più di qualche comune. Però è ovvio che dobbiamo intervenire al più presto. Cioè aspettare che tutto questo tempo e non andare a intervenire ad esempio sulla chiesa, dove già c'è un progetto che ha la curia, sulla fontana dove siamo intervenuti, che comunque... Che cosa rallenta questo progetto di riqualificazione della chiesa, visto che poi alla fine un progetto della curia e anche i soldi, sono sempre i soldi, sempre mancano. I soldi. La coperta è sempre troppo corta, non c'è nulla da fare. In questo paese è così, Però noi, devo dire la verità, noi cerchiamo di... Io sono per le piccole cose che messe assieme possono fare una grande cosa. Beh, progettualità di importi, già ho timore di gestirlo, dico la verità. Quando sento finanziamenti 2, 3, 4 mila euro. Mi sento male. Questa è anche una deformazione professionale. Ma no, perché non abbiamo detto che lei comunque è, come dire, è un ufficiale di polizia giudiziaria. Sì, insomma, fino a prova contraria, è un finanziere. È prestato alla politica. Alla politica, quindi è chiaro. Però ripeto, abbiamo tante cose già sul territorio e molte volte si fanno progettualità che a mio parere non servono. Certo. L'opera deve essere utile al cittadino, e i comuni come i nostri, quando hai una raccolta differenziata, un'isola ecologica, hai un depuratore che funziona, hai un'illuminazione che grava poco, sei patrimonio UNESCO dell'umanità, più di questo. Però dico, alla base ci deve essere la possibilità di dare quei servizi essenziali ai cittadini, certo, e da lì poi partire con uno sviluppo che può essere la promozione del territorio e tutto quel resto, perché l'opera, faccio l'esempio, opera importantissima, quello del volo dell'Angelo a Laurino, fatto dall'amico Gregorio Romano, il direttore, ha trovato consensi, però poi vai a verificare che dopo il fatto che poi anche l'amico di Trentinara fa il volo dell'Angelo, allora ho detto forse abbiamo trovato la soluzione sulla viabilità. Voliamo. Allora stavo pensando pure io di farla a Roscigno, la facciamo un po' tutto. Però crei quella concorrenza tra poveri. Certo, allora, sono d'accordo. Allora, sindaco. Allora ricordiamo l'appuntamento: 29 e 30 dicembre, Roscigno Vecchia, seconda edizione del presepe del Novecento. Da vedere. Uno dei tanti appuntamenti di questo Natale, al quale credo seguiranno poi altre iniziative. Come stiamo organizzando? Poi non è che da vedere. Chi vuole può venire anche vestito e partecipare. Può anche partecipare. Stavo dicendo, vuole invitare tutti i vertici della ASL e non solo all'apertura di questo nuovo punto nascita a Roscigno. Come? Li aspettiamo. Aspettiamo il direttore sanitario, tutti i medici dei reparti di ginecologia. Le ostetriche servono, l'ostetricia di tutta la ASL di Salerno. Più che altro Roscigno avrebbe bisogno di un pediatra, perché l'avevamo, adesso ce l'hanno anche i pediatri, anche già ripristinare il pediatra. Se c'è la natività mi sembra anche giusto che ci sia un pediatra. Noi potremmo coincidere la riapertura del pediatra con la nascita con la di nostro signore, insomma, a Roscigno, in questo periodo importante ci troviamo, festività natalizie. Sindaco, è stato davvero un piacere stare qui con lei, e lei mi dovrà perdonare, lo faccio fare a lei, non abbiamo neanche salutato sua moglie, che è qui, ha atteso in religioso silenzio tutte le nostre cavolate che ci siamo detti in questa ora.
la vogliamo salutare. Come, salutiamo perché poi mi segue passo passo. Inevitabilmente. Esatto. Lo faccio anche per un motivo personale, perché non ci possiamo salutare rispetto a un suo non invito a cena da me ad Antonella. No, noi vi aspettiamo il 29, ecco, il 29 e il 30, esatto. Facciamo anche i figuranti. A parte i figuranti, abbiamo uno spazio carino a Roscigno Vecchio dove possiamo degustare prodotti. Vedi? Allora ci saremo. Se preferite l'asparago, vi devo invitare dal 1 al 5 maggio. Mi dite la giornata. Vorrà dire che ci sacrificheremo anche dal 1 al 5 maggio. Tutto lo staff. Non è che siamo lì a portare tutti. Su questo non badiamo a spese. Intanto non paga al comune, quindi. No, infatti. Tranquilli. Grazie sindaco. Auguri, buon Natale alla signora, naturalmente. Vi aspettiamo presto ancora qui in redazione. Sarà un piacere. Grazie a voi. Intanto noi verremo quando voi ricambiate la. Certo, ci mancherebbe. Mi sembra giusto. Grazie ancora. Okay. Andiamo in pubblicità. Viaggio in comune.